rilevato un nerd e mezzo. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale loro, questi dispositivi della Switchbot che sono una genialata incredibile, perché costano poco, fanno veramente di tutto e sono molto molto piccoli. Sono incredibili. Io oggi vi porto qua come recensione lui, lo Switchbot Hub Mini, e loro, gli Switchbot Motion Sensor. Quindi avremo lui che è l'hub, quindi la mente di tutti i dispositivi che andremo a collegarci, e poi loro, questi dispositivi di movimento, ma che non si fermano a essere solo dispositivi di movimento, quindi solo come allarme, ma sono in grado di fare praticamente di tutto. E anche lui, lo Switchbot Hub Mini, oltre a essere in grado di gestire diciamo questi dispositivi che gli andiamo a collegare, è un dispositivo IR. Cosa vuol dire? È un dispositivo che riesce a replicare l'infrarosso di un radiocomando. Cosa vuol dire? Che se noi abbiamo per esempio un condizionatore fisso, un condizionatore portatile o un qualsiasi altro dispositivo con un radiocomando, lui è in grado di riprodurre appunto il segnale del radiocomando, ma lo farà attraverso se stesso e attraverso lo smartphone. Quindi potremo gestire il dispositivo senza essere presenti nella stanza in cui dobbiamo utilizzare il radiocomando. Quindi il radiocomando non servirà più e utilizzeremo lui e lo smartphone con la sua applicazione. L'applicazione che gestisce il tutto è disponibile sia per iOS che per Android, ma ragazzi, per dare il meglio di sé questi dispositivi che vedremo tra poco, bisogna secondo me avere o Alexa o Google Home, lì danno veramente il meglio di sé. Oggi lo vedremo con Alexa, perché io prediligo Alexa, però funzionano benissimo ovviamente anche con Google Home. Allora, il primo dispositivo che andiamo a vedere, come vi stavo dicendo adesso, è lui, lo Switchbot Hub Mini. La confezione è semplicissima ragazzi, quando li tirate fuori dalla confezione sembrano delle pecciottate incredibili, cioè sembra di aver acquistato quasi un giocattolino, ma in realtà sono pazzeschi. Lui costa attualmente su Amazon circa 24 euro, perché poi sono scontatissimi adesso su Amazon, quindi se li volete acquistare acquistateli adesso, perché come vi dicevo lui circa 24 euro, e i sensori sono circa 20 euro. Poi c'è anche i sensori quelli a contatto, quindi da montare su porte e finestre. Si integra tutto con una facilità incredibile e si creano delle situazioni pazzesche utilizzando per esempio Alexa, come vedremo tra poco. Allora, nella confezione, che è semplicissima, troviamo il manuale di istruzioni in inglese, che però è abbastanza inutile, perché ragazzi, adesso vi faccio vedere poi associare un dispositivo, è davvero semplicissimo. Il dispositivo sembra veramente un giocattolino, non pesa niente, è piccolissimo, cioè guardate quanto è piccolo. E questo è il dispositivo principale. Per farlo funzionare lui bisogna collegarlo ad un'alimentazione USB, quindi abbiamo il cavetto micro USB, USB lo colleghiamo quindi a qualsiasi fonte di alimentazione compresa USB. Poi la possibilità qua dietro di diciamo appenderlo mettendo una vite nel muro, quindi possiamo agganciarlo e metterlo a parete, o avendo i piedini in gomma lo possiamo mettere appoggiato su una mensola, un tavolo, dove vogliamo. E poi abbiamo anche un adesivo 3M che ci permette anche di appiccicarlo dove vogliamo. Adesso andiamo a vedere loro, il motion sensor. La confezione è sempre simile, quindi molto molto spartana. Manuale di istruzioni anche qua sempre in lingua inglese. Poi abbiamo anche qua la possibilità di attaccare il sensore col biadesivo, ma qua ci abbiamo anche altre possibilità che adesso andiamo a vedere. Allora, abbiamo il sensore di movimento, ragazzi, guardate quanto è piccolo, è pazzesco. Guardate quanto è piccolo. È piccolissimo, ma funziona in una maniera incredibile e ci creerà delle situazioni davvero incredibili. Allora, lui lo possiamo utilizzare ovviamente appoggiandolo, o possiamo utilizzare il suo supporto che si possiamo fissare qua sotto o addirittura dietro, in base a dove vogliamo mettere e fissare appunto il sensore di movimento. In più questo supporto è magnetico, quindi lo si può appiccicare su una superficie di metallo, o andandolo a smontare, facendolo ruotare, vedete, si possono mettere due viti, quindi questa parte rimane fissa e qua andremo a poi a rimettere sul suo coperchietto con l'aggancio e facendolo girare. E non contenti di aver speso solo 20 euro, abbiamo incluse nella confezione due batterie AAA che servono per fare funzionare il dispositivo. Lo so che a vederli così siamo dei giocattolini, ma
sono davvero tutt'altro. Sono stati dei geni questi della Switchbot a creare questi prodotti così economici ma così funzionali. Allora, loro per funzionare si connettono Bluetooth a lui, mentre lui per funzionare si deve connettere alla vostra rete Wi-Fi. Quindi lui si connetterà al vostro router, mentre loro si connetteranno a lui tramite Bluetooth. Quindi nel caso dovessimo utilizzare questi dispositivi su piani, o meglio su più piani, bisognerà avere uno di questi per ogni piano, perché il Bluetooth ovviamente non riesce ad arrivare magari al piano di sotto. Quindi per un funzionamento secondo me ottimale è meglio avere, diciamo, di hub mini, uno per piano, e siamo sicuri che funziona tutto alla perfezione. Ovviamente una volta che lui è connesso alla vostra rete wifi tramite l'applicazione Switchbot, sarà possibile comandare il tutto tramite lo smartphone ovunque voi siate. Quindi anche se siete fuori di casa, tramite l'applicazione riuscirete a comandare questi dispositivi, e in più, come vi stavo dicendo, integrandoli con Alexa, che sia una versione come questa, un Echo Show 8 pollici, o che sia una versione come questa, quella diciamo più economica che spesso Amazon mette in offerta a 19 euro, in tutti i casi le funzioni sono le stesse. Quindi che sia uno che sia l'altra, riusciremo comunque a ricreare delle situazioni fantastiche. Allora, per farvi vedere cosa sono in grado di fare, ovviamente oggi vedremo un esempio diciamo generico, poi ognuno potrà ricreare situazioni personali come meglio crede. Innanzitutto scarichiamo l'applicazione Switchbot, disponibile come vi ho detto sia per iOS che per Android. Poi andiamo ad aprirla e vedete che qua abbiamo, adesso nel mio caso c'è un sensore rilevato, perché comunque uno è attivo in questo momento mentre l'altro è qua ancora da attivare, e l'hub è scollegato. Quindi adesso il sensore viene rilevato tramite Bluetooth dal mio telefono. Però nel caso avessi avuto questo già collegato, non vedrei più il sensore tramite Bluetooth, ma lo vedrei tramite lui, tramite la rete Wi-Fi. Quindi per andare ad associare un nuovo motion sensor, basterà andare a cliccare il tasto più in alto a destra. Andiamo a selezionare quale dispositivo vogliamo collegare, o meglio associare. Vado a selezionare motion sensor. Quindi vado a tenere premuto il tastino qua sopra per almeno 2 secondi e vedete che il LED lampeggia. Vado a fare next e vedete che il telefono adesso sta associando il dispositivo. Ha rilevato motion sensor 24, qua il nome che gli viene dato di default possiamo già andare a cambiarlo. In questo momento ve lo lascio così. Facciamo avanti. Ovviamente vedete che mi dice che l'Hub Mini adesso non è disponibile perché è scollegato. Quindi adesso lo vado a collegare. Perfetto, vedete che adesso l'Hub Mini è online, quindi è stato rilevato perché l'ho connesso. A questo punto gli ho dato l'ok e vedete che mi dice che è stato installato il motion sensor, e vedete che è già arrivata una notifica di Alexa. Questo cosa vuol dire? Che Alexa ha già rilevato che ho installato un nuovo dispositivo della Switchbot. Perché? Perché comunque, avendo già installato l'applicazione in Alexa Switchbot, adesso tutti i dispositivi che io ci vado a mettere di questa marca, lei li rileva in automatico. Quindi faccio avanti. Qua mi dice se abbiamo degli animali in casa, quindi il sensore avrà una regolazione per non rilevare gli animali domestici, quindi non farà scattare le funzioni che gli andremo ad attivare se lui rileverà degli animali. Facciamo avanti. Qua ci dice come installare il sensore per avere un grado di angolazione del fascio di rilevamento del sensore. Finiamo, ok. Qua possiamo decidere che grado di copertura vogliamo dal sensore. In base alla nostra esigenza possiamo scegliere, e capite che tutto questo viene fatto da un cosino piccolo così, che non pesa niente, sembra quasi un giocattolo per bambini, e invece è fantastico. Quindi vado a mettere medio, vado a dirgli ok, bingo. Quindi abbiamo già finito l'installazione di questo dispositivo. Vedete che adesso io ho 2 sensori rilevati, il 24 e il 5D. Il 5D è quello che io ho già attivo, mentre il 24 è quello che ho attivato adesso con voi. L'Hub Mini per attivarlo è la stessa identica cosa. Nel mio caso era già attivato, l'ho solo collegato alla spina USB per farvi vedere che come funzionava il tutto. Però se volessi installare appunto l'Hub Mini è semplicissimo, basta
basta sempre fare il più qua in alto e andare a selezionare Hub Mini. Tenere premuto il tastino sopra l'Hub Mini per 3 secondi, inizierà a lampeggiare un LED. Facciamo next, andiamo avanti, avete installato un altro Hub Mini. Questi sono i dispositivi che vengono prodotti dalla Switchbot, quindi questi dispositivi sono prodotti da aggiungere, se vogliamo aggiungere, quindi vedete possiamo aggiungere anche i contact sensor, quindi i sensori sulle porte, sulle finestre, cioè abbiamo tante possibilità. Ma una cosa che volevo farvi vedere, andando in Hub Mini, se vado a cliccarci sopra e vado a fare Add Remote Control, cosa vuol dire? Che vado ad implementargli una funzione di radiocomando, come vi ho detto, quindi la possibilità di comandare un dispositivo al posto del suo radiocomando. Vado a cliccare più e vedete quanti dispositivi questo piccolo accessorio, cioè l'Hub Mini, può comandare. Quindi se io ho un dispositivo di aria condizionata, ci clicco sopra e vado ad associare il mio Hub Mini a quel dispositivo che voglio comandare, quindi prenderà il posto del radiocomando e tramite lo smartphone lo comanderò. Quindi qualsiasi dispositivo di questi, quindi una televisione, una fotocamera, vedete quante cose si possono comandare. Tutto quello che ha un radiocomando può essere comandato da questo Hub Mini ed è fantastico anche questo. Con pochissima spesa vi dà delle possibilità e una sicurezza anche a livello di sicurezza domestica, perché comunque loro rilevano un movimento, quindi in grado di rilevare un intruso, o altrimenti questi sensori rilevano noi per attivare delle funzioni tramite Alexa, che vedremo tra poco. Un esempio semplice vi farò vedere tra poco, ma è un esempio che sicuramente vi fa capire cosa è in grado o cosa sono in grado di fare questi accessori. Qua abbiamo le automazioni. Le automazioni vuol dire che noi qua possiamo andare a creare delle scene, quindi creare delle azioni fatte da lui. Però il massimo, ragazzi, oltre a queste scene, sono quelle create da lei, da Alexa, perché tramite l'applicazione di Alexa, come vi stavo dicendo prima, adesso vado ad aprire Alexa. Allora, per prima cosa devo andare ad associargli l'applicazione Switchbot, che poi una volta associata mi andrà da sola a integrare tutti i dispositivi che ci andrò a mettere. Quindi vado a cliccare il pulsante più in alto a destra, aggiungi dispositivo, vado a selezionare che tipo di dispositivo sto mettendo, quindi in base al dispositivo che andrò a mettere potrò andare a selezionare poi l'applicazione da utilizzare. Vedete che ho tutte le marche. Quindi a questo punto andrò in dispositivi, poi seleziono tutti i dispositivi, vedete che ho Motion Sensor 24, cioè quello che ho appena installato. Poi ovviamente ho anche l'altro dispositivo, che è quello installato in precedenza, quello che avete visto, che è Motion Sensor 5D. A questo punto posso andargli a creare una routine, che è la parte più interessante di questi dispositivi. Quindi se io vado a cliccare qua e vado a cliccare col più in alto a destra, inserisci il nome della routine, posso dirgli anche in che giorno, a che ora voglio che faccia determinate funzioni. Una volta fatto questo, c'è da aggiungere l'azione quando lui rileva un movimento. Quindi qua, in base a quello che è la nostra situazione a livello di domotica, possiamo fare interagire lui con tutto il resto, perché Alexa, essendo integrata con diciamo tutta la domotica di casa, lui essendo integrato con Alexa farà scattare qualsiasi cosa noi volessimo far partire, fare accendere per esempio le luci, se abbiamo delle luci integrate con Alexa, fare partire, che ne so, una canzone, quindi parte la musica, o fargli dire una frase, quindi Alexa, quando lui rileverà un movimento, dirà una determinata frase che gli abbiamo preimpostato, un nome, una frase, un suono, qualsiasi cosa noi vogliamo che Alexa faccia, o far accendere la televisione, se la televisione è integrata con Alexa, cioè tantissime cose possiamo fargli fare a lui. Quindi capite che, oltre ad essere un sensore che rileva il movimento e ci manda la notifica nel telefono di avere rilevato il movimento, è in grado di fare tantissime cose. O anche, per esempio, decidere che lui, quando noi entriamo in casa, ci rileva il movimento e accende le luci di casa, o quando usciamo di casa vogliamo che lui spenga le luci. Questi sono solo alcuni esempi, ma poi si può fare veramente veramente di tutto. Adesso vi faccio vedere l'esempio pratico per farvi capire quale azione voglio che lui faccia quando vengo rilevato. Quindi vado ad accendere Alexa e poi vi faccio vedere cosa sono in grado di fare questi dispositivi davvero geniali della Switchbot.
Ok ragazzi, adesso vi faccio vedere cosa succede quando lui rileverà me e farà delle azioni che io gli ho preimpostato di fare quando rileva un movimento. Questo è solo un esempio, poi le possibilità, come vi ho detto, sono infinite. Vedete che c'è poca luce perché appunto una delle cose che andrà a fare lui sarà accendere le luci. Quindi vado a posizionare lui sul pianoforte, esco dalla porta ed entro e vediamo cosa succede. Quindi per cercare di far vedere il tutto giro la DJI Osmo Action qua, che inquadra Alexa e dovrebbe inquadrare anche me là in fondo che arrivo su dalla porta. Vado a mettere il sensore sopra il pianoforte, perfetto, esco dalla porta, perfetto. Supponiamo che io adesso debba entrare in casa o sia un ladro che cerca di entrare in casa. Rilevato un nerd in mezzo. Vedete che la luce ha lampeggiato, si sono accese le luci della sala, Alexa ha detto rilevato un nerd in mezzo ed è partita la musica. Quindi ragazzi, avete visto che spettacolo, perché comunque tre azioni contemporaneamente quando il piccolo sensore mi ha rilevato. Adesso siamo ancora un po' al buio ovviamente perché ho fatto partire solo le luci della sala, però lui è stato in grado di fare rilevato tutto un nerd e mezzo. Ancora, avete sentito, rilevato un nerd e mezzo perché mi ha rilevato perché sono tornato vicino. Ovviamente le luci erano già accese, ma la canzone è ripartita perché io l'avevo fermata. Quindi è veramente fantastico. Avremmo potuto fare accendere anche la televisione, cioè gli potremmo far fare tutto quello che vogliamo, ovviamente in base a quanti dispositivi smart abbiamo nella nostra abitazione associati ad Alexa. Quindi ragazzi, adesso ritorniamo nello studio che tiriamo le conclusioni finali di questi piccoli dispositivi della Switchbot che sono davvero una cosa incredibile. Alexa, ferma la musica. Ok ragazzi, allora avete visto che spettacolo che sono. Ovviamente quello che io ho ricreato, ho creato tre funzioni giusto per farvi capire cosa succede quando lui rileva un movimento. Poi sono davvero infinite le possibilità che rendono veramente pazzeschi questi dispositivi della Switchbot. E vi ripeto, sono in offerta su Amazon adesso, se li volete acquistare questo è il momento giusto perché questi costano attualmente 20 euro e 24 Lab Mini, circa intorno ai 20 euro anche i sensori a contatto. Poi ci sono anche i termometri che ci danno in tempo reale l'umidità, la temperatura. Veramente ragazzi, vi lascio tutti i link in descrizione, andate a vedere questi prodotti della Switchbot perché meritano di brutto. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato loro questi dispositivi Switchbot da integrare nella vostra domotica vi sono piaciuti, il video vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram. E sempre se vi va, iscrivetevi ai miei canali Telegram Offerte per sostenere questo canale dove porto tantissimi sconti, offerte anche di loro, ho pubblicato tantissime offerte riguardanti loro quando Amazon li mette in offerta. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao.